Allora, oggi facciamo il braccialetto per Con gli elastici. Riccardo con gli elastici, Come il mio. come quello di Ginevra. Questo. Uno l'abbiamo già fatto di due colori, adesso lo facciamo Di tre. di tre colori. Prendiamo, bisogna stare attenti ad alternare i colori giusti e facciamo il rosso. Poi li mettiamo un po' indietro. Ci siamo informati, andrebbero fatti con il telaio, ma noi il telaio non ce l'abbiamo e quindi lo facciamo proprio così, manuale, con le E si dita. poteva anche fare addirittura con le perline, non solo con Ma noi le. ancora non sappiamo come si fa con le perline, quindi per il momento Lo faccio. prepariamo. E c'erano anche queste perline bianche. Alla regia sempre Riccardo, poi c'è la mia assistente Ginevra, vero? Si prosegue così. In teoria gli elastici non dovrebbero rotolare sulle dita, ma dovrebbero stare belli dritti. Poi bisogna sempre tirare un pochettino per far scorrere gli elastici. E sono questi gli elastici. E poi ognuno sceglierà i suoi colori. Sono questi. Il braccialetto è quasi finito, dovrebbe essere della misura giusta, quindi si prendono gli ultimi due colori, poi si prende l'ultimo colore, si tira un po' sempre per raddrizzarlo. Prende l'ultimo colore e si mette qua, così è chiuso di rosso sia di qui che di là. Poi si prende la chiusurina, eccola qui. Ci sono stati messi sopra tutti gli elastici gialli, poi li sposteremo. La chiusurina è questa. Il mio regista fa venire un po' di mal di mare. Anch'io sono la tua regista. Sì, bisogna infilare Sono la i tua fili di qui, assistente. così, Io sono la sua assistente. e poi, senza rotolarlo troppo, anzi senza rotolarlo per niente, c'è Non qualcuno? posso fare rutti? Chiuso il braccialetto, benissimo. Al prossimo video, ciao! Ciao.